medico salvatore, medico che guarisce. La stessa radice nei testi originali ha la parola guarire e salvare. Salvare guarendo chi è malato, salvandolo dalla morte, guarendolo dalla sua malattia mortale. Ora bisogna recuperare la figura di Cristo come salvatore dell'uomo, come colui che guarisce l'uomo. Questo recupero è necessario. Quando noi guardiamo a Cristo, guardiamo come al Verbo incarnato, come a colui che è disceso dal cielo per significare all'uomo che Dio esiste e che si rende presente all'uomo, gli insegna la verità e riconduce l'uomo con sé verso l'eternità. Però mettiamo quasi in seconda linea l'attività di Gesù, per cui la figura di Gesù è un po' menomata e bisogna recuperare nella sua interezza la figura di Gesù, che sì è il figlio di Dio, è il Verbo incarnato che ci insegna la via della verità, ci rivela il Padre, ma dobbiamo considerare Gesù come colui che il Padre ha mandato per la nostra salvezza, per la nostra guarigione. I padri antichi molto insistevano su questa dimensione della figura di Cristo, che un po' noi abbiamo perduta, di Gesù guaritore dell'umanità, guaritore dell'uomo. Gli stessi segni che Gesù opera noi li interpretiamo più facilmente come i segni della sua divinità, cioè Gesù dà la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, rattrista ai paralitici, risuscita ai morti e così mostra chiaramente che lui è Dio, venuto in mezzo agli uomini, perché nessuno può operare questi segni. Questo è vero. Sono i segni della divinità di Cristo. Sono i segni anche della messianità di Cristo. Cristo è il Messia, è venuto a inaugurare il regno dei cieli. E i profeti, soprattutto Isaia, capitolo 35 per esempio, rivelano i segni del Messia, i ciechi, i zoppi, i storpi, i sordi, tutti sono guariti, sono i segni messianici. E Gesù ai messaggeri di Giovanni addita quelli che aveva guarite e aggiunge ai poveri annunciata la dieta novella, riferite a Giovanni che non dovete aspettare altre, ma io sono il Messia, il Regno dei Cieli è venuto. Per cui sono gli stessi miracoli, segni della divinità di Cristo, segni della messianità di Cristo e dell'inizio del nuovo regno, ma sono anche segni della misericordia infinita di Dio. Sono i segni di questo Gesù misericordioso che si china sulle miserie umane, prende su di sé i dolori, le afflizioni, le malattie, la stessa morte dell'uomo e diventa guarigione,
redenzione, liberazione, vita per l'uomo. Dobbiamo allora recuperare questa dimensione di Gesù che è un po' obliterata e che era molto viva nei primi tempi della Chiesa, come possiamo desumere dalla raffigurazione di Cristo e dall'insistenza in questa raffigurazione di mostrare Cristo che si piega sul cieco, sul lebroso, che si piega sull'ammalato, ossia Gesù il misericordioso. Misericordia voglio e non sacrificio. Allora guardare a Gesù misericordioso, non soltanto a Gesù, figlio di Dio, verbo incarnato, che ci evangelizza, ci dà la verità, ci riconduce al cielo, ma anche a quel Dio che ha misericordia per l'uomo decaduto, che si piega sulle miserie umane, che guarisce il corpo dell'uomo, guarisce lo spirito afflante dell'uomo e diventi il Dio salvatore, il Dio che manifesta la misericordia infinita del Padre. Del resto così è presentato nel Vecchio Testamento. È interessante questo, che il Vecchio Testamento presenta Gesù come colui che guarisce, come colui che libera, come colui che consola, come colui che annuncia a tutti che l'anno di grazia è venuto, che la schiavitù è cessata, che un'era nuova è venuta qui sul mondo. Ricordate i canti del servo di Yahweh, canto 42, primo canto, poi il 49, secondo canto, il 50, 4, 11, terzo canto, e poi il quarto canto, 52, 13, 53, 12. Sono i quattro canti del servo di Yahweh. È come la carta d'identità, cioè le credenziali con cui il Padre accredita Cristo suo Figlio presso gli uomini. Ma andiamo al testo più importante, che è il testo di Isaia 61, che poi Cristo prenderà per sé e in Luca 4 lo annuncerà agli uomini come la profezia avverrà di sé. Oggi questa scrittura si avverrà di me. E allora quali sono le credenziali con cui il Padre presenta il Redentore nostro? Lo presenta come colui che guarisce. Per cui le credenziali in mano a Cristo sono le credenziali di un medico divino, e il Padre che è il misericordioso e viene presentato nelle scritture come il misericordioso, e il Padre che accredita il suo Figlio come figlio suo misericordioso. Ora bisogna recuperare, dicevo, questa dimensione di Gesù misericordioso, più che di Gesù giudice, più che di Gesù liberatore della verità, Gesù misericordioso che ha pietà dell'uomo. Sì, Gesù verità, ma Gesù amore. Ecco, l'amore di Gesù rivela l'amore del Padre, e l'amore del Padre è un amore misericordioso che ha pietà del misero. Già aveva detto Dio nel Vecchio Testamento: io abito in un luogo celso, inaccessibile, però il mio sguardo è verso gli umili, verso i poveri, verso coloro che hanno bisogno.
Io sono il Signore che guarisco tutte le tue malattie. Ti sollevo dalla fossa e tu rinnovi com'acqua la tua giovinezza. Tu ti lamenti perché le tue ferite sono così inguaribili. La mia ferita non può cicatrizzare e le mie piaghe sono sempre aperte. In realtà è così, dice il Signore in Isaia e Geremia, però io rimarginerò la tua ferita, la tua piaga scomparirà. Per cui Dio nostro, già nel Vecchio Testamento, si presenta come un Dio pieno di misericordia, che guarisce le malattie umane, che lenisce le piaghe, che asciuga le lacrime degli uomini, che consola gli uomini come una madre, che consola il figlio, come un padre che consola il figlio, ma come un medico che cura le malattie. Una misericordia che si estende a tutti. È un bellissimo testo di Geremia. Io volevo curare Babilonia, ma Babilonia non si è lasciata curare. Ecco, Dio ha anche pietà di Babilonia. Babilonia è il mondo corrotto, è il mondo lontano da Dio, è il mondo pieno di idoli. Però Dio dice, io volevo curare Babilonia, e Babilonia ha rifiutato la cura. Per cui Dio è il medico dell'umanità decaduta, è colui che stende la sua misericordia su tutte le creature, perché la nota saliente di Dio, l'attributo più importante di Dio nell'economia della salvezza è la sua misericordia. Quando Mosè sale sul monte e vuole vedere il volto di Dio, Dio, capitolo 34 dell'Esodo, lo fa nascondere proprio nel cavo della roccia. E quando Dio si mostra, non vuole essere guardato in faccia, ma vuole essere guardato alle spalle, però c'è la voce che grida, il misericordioso, passa davanti a voi. Dio che usa misericordia per quelli che lo temono. Questa è la caratteristica di Dio. Ricordate il libro di Giona. Il libro di Giona, quando Dio aveva deciso di distruggere Ninive, e quando Giona predica e sta lì ad attendere che Ninive cada, e Ninive non cade perché i niniviti si pentono dei propri peccati e Dio si pente di quello che ha detto tra 40 giorni. Ninive cadrà. Ecco che Giona dice, ti conoscevo, per questo io non volevo andare. Un Dio che è tutto tuo nell'ampi e poi davanti a una lacrima, davanti a uno che si prostra, così diventa come una pasta di miele. Ti conoscevo, per questo io non volevo andare. E Dio ribadisce, tu ti lamenti? Tu che ti lamenti perché il ricino che è cresciuto sopra il tuo capo, questo ricino è seccato e la tua zucca, cioè la tua testa, è riscaldata, tu ti lamenti e non dovevo io aver pietà, non mio ricino, ma pietà di tanta gente, non dovevo aver pietà di tante bambine che non conoscono ancora la differenza tra mano destra e mano sinistra, 120.000 bambini che non conoscono
ancora da destra e da sinistra, e dove ci sono tanti animali, di cui pure io ho pietà, che è un Dio misericordioso, che stende la sua misericordia a tutti gli uomini, agli umili, ai sofferenti, ai poveri, a chi ha il cuore contrito, a chi ha il cuore piegato, e stende anche la sua misericordia agli animali. Nel Salmo è detto: tuo Signore sei la salvezza, uomini e bestie tu salvi, oh Signore. Per cui la salvezza di Dio, la guarigione di Dio, si estende anche agli animali. Dio ha pietà della natura. Quando tu vai in guerra, e c'è una legge, quando tu vai in guerra, non distruggere gli alberi del tuo nemico, perché non c'entrano gli alberi sono i miei, io li voglio rispettare. Per cui Dio è ecologico, rispetta la natura, non vuole toccare gli alberi. Egli che ha cura del filo d'erba che cresce sul ciglio della strada e anche del dissopo e del muschio che cresce sui tetti delle case. Dio ha cura anche della formica che noi non vediamo. Ecco questo Dio misericordioso imparato da me, che sono un Dio di misericordia. Usate misericordia, ci dice Gesù, per essere figli di vostro Padre, che è il misericordioso. Siate dei casidim, perché Dio è il casid, cioè il misericordioso, e il suo cased, la sua misericordia, è come la firma che gli pone su tutte le sue opere. Questo è il nostro Dio, il nostro Padre, colui che guarisce tutte le tue malattie, colui che ti solleva dalla fossa, colui che rinnova come aquila la tua giovinezza. E quando l'uomo è caduto, quando l'uomo è diventato malato, quando l'uomo a causa del peccato si è reso indegni di Dio, Dio stende la mano come un arco sull'umanità, lo consola con Noè, che significa il consolatore, e fa un patto con l'umanità: non ti distruggerò più. Fa un patto con gli animali, che sono così soggetto di diritto quasi, noi che maltrattiamo gli animali. Hanno un posto particolare nelle scritture. Qui c'è tutto da rivedere, quanto gli animali sono amati da Dio. E Dio salva anche gli animali. Non sono come gli uomini, fatti all'immagine del Signore, ma sono cari a Dio. Bene, allora Dio che salva anche gli animali. Dio che ha pietà di tutti, questo è il nostro Dio, il Dio che Gesù rivela. Quando Gesù si presenta in mezzo agli uomini, mostra il volto di suo Padre, il volto del misericordioso. E così il Padre lo accredita davanti agli uomini, proprio nel capitolo 61 di Isaia. Vediamo le credenziali di Cristo, le credenziali dell'inviato di Dio in mezzo agli uomini. Lo Spirito del Signore è su di me, è il Figlio di Dio che parla, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Già l'unzione indica l'olio, l'olio che consacra, ma l'olio che salva. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri.
insieme il cuore di Dio e con i miseri. A proclamare, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Ecco la missione di Cristo, le credenziali di Cristo. Non a mostrare che Egli è Dio. Egli è Dio l'Onnipotente, no. Egli non spezzerà la canna inclinata, non spegnerà il lucignolo fumigante, detto in un altro testo di Isaia, per cui non fracasserà la canna inclinata, né spegnerà il lucignolo fumigante, non giudicherà per sentito dire, ma avrà pietà e misericordia di tutti. E qui continua a dire: Egli mi ha mandato per fasciare le piaghe dei cuori spezzati, per proclamare la libertà degli schiavi, ossia tutte le schiavitù, schiavitù morali, schiavitù spirituali, schiavitù fisiche, schiavitù sociali, schiavitù diaboliche. La scarcerazione dei prigionieri che soffrono, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, l'anno sabbatico, il giubileo, in cui tutti i debiti vengono rimessi e in cui ognuno rientra nel possesso dei suoi beni, l'anno di giubileo, l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Questo versetto Gesù lo omette quando ripete questo testo, però va bene questo testo, ossia Gesù, Dio si vendica degli oppressori, elimina gli oppressori per liberare il suo popolo, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion. Beati gli afflitti, perché saranno consolati, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, canto di lode invece di un canto mesto. Essi ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate devastate dai più le generazioni. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti, ricoverete i beni delle nazioni, prendete vanto della loro ricchezza, eccetera. Ecco le credenziali con cui il Padre accredita il Figlio che invia in mezzo agli uomini. Lo accredita come uno che dà l'annunzio della remissione dei peccati. Egli apre gli occhi ai ciechi, apre le orecchie ai sordi, apre la lingua ai muti, raddrizza gli storpi, liberi i prigionieri, le diverse categorie di prigionieri, apre le porte di bronzo e sbarre di ferro, come detto altrove nella scrittura, proclama l'anno di grazia, ossia l'indulto universale e il condono universale. Non c'è più carcere, non c'è più niente, non c'è nulla da scontare. L'amnistia generale, perché gli uomini invece del lutto abbiano una veste di gioia, invece del canto funebre e del lamento abbiano un canto di giubilo, invece di vestirsi di cenere si vestono di abiti di gioia e di letizia. Ricordate il bellissimo canto che noi cantiamo: smetti le vesti, Gerusalemme schiava,
e vestiti delle vesti più belle, svestiti delle vesti brutte, lacere, e vesti dei vestiti più belle, e canta al tuo Signore. Questo è Gesù, è Gesù. E bisogna recuperare questa figura di Gesù, come colui che viene dal Padre per restaurare l'uomo, per liberare l'uomo, per stare con l'uomo, per dare forza all'uomo stanco, all'uomo stramato. Si fa l'Emmanuele, Dio con noi, Dio con gli uomini, cammino con gli uomini, e con lui che è la salvezza non ci sono più malattie. I ciechi vedono, gli storpi camminano, non c'è più nessuno storpo, storpi nell'esercito del Signore, e anche le incinte camminano, e anche le partorienti camminano, e nel caso egli prende le pecore piccoline e se le mette in braccia perché non si stancano le pecore madre. È un pastore buono, è il medico buono che faccia tutte le ferite, è colui che consola. In Gerusalemme sarete consolati, come una madre consola il figlio, così io vi consolerò, succerete al mio petto l'abbondanza del latte, l'abbondanza delle consolazioni, sarete consolati. Io sono il vostro Dio, sono lo sposo vostro, che asciuga le lacrime della sposa, come un giovane sposo. Una sposa, così io vi sposerò, tu non sarai più terra devastata, terra desolata, perché il tuo creatore ti ha sposato, tu sei una terra sposata. Ecco la gioia che scende in mezzo agli uomini. Tutte le malattie spirituali, le malattie psicologiche, non dovrai più temere, non avere più paura, perché il Signore tuo Salvatore in mezzo a te spariscono. Tutte le malattie fisiche, spirituali, morali, psicologiche, psicofisiche, tutte le malattie psicosomatiche e tutte le malattie sociali, tutto viene così distrutto perché è venuto il medico, è venuto il restauratore, è venuto il salvatore in mezzo agli uomini. Egli è il tuo salvatore, egli è il tuo medico, guardali in faccia, è venuto a salvarti, il tuo salvatore è in mezzo a te, il tuo Dio salvatore potente. Questo è Gesù, questo è Gesù. Per cui sì, guardiamo a Gesù, verità, guardiamo a Gesù, Dio eterno, luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, ma guardiamo Gesù dal lato del cuore, non dal lato della mente, non soltanto come luce, ma come amore. Egli è chi ha compassione di tutti, quando vede le folle, ha compassione delle folle, perché sono pecore senza pastore. E li guarisce tutti. Non può sopportare che gli uomini vadano dietro di lui e siano ammalati. Chi vuole andare dietro di lui deve essere sano. Guarisce tutti, impone le mani su tutti, si fa toccare da tutti e tutti guariscono. Egli è la guarigione in mezzo agli uomini. Così Gesù si presenta. E allora salutiamo Gesù come il medico divino che scende in mezzo a noi, è il medico di casa. Nella casa di questo medico non ci sono più malattie, non ci sono più ammalati, non ci devono essere più ammalati, perché egli guarisce tutte le tue malattie. Basta bere l'acqua che egli ti dà, l'acqua che ha immerso il legno dolce, e tutte le tue malattie contratte in Egitto spariranno. Esodo 15. E allora, fratelli e sorelle,
dopo questi excursus, così come lo spirito mi ha dettato, veniamo un po' a delineare meglio la figura di questo medico. E ripartiamo dal testo che Gesù stesso prende come programma di vita. Gesù entra nella sinagoga di Nazaret. E qui, nella sinagoga, chiede di parlare. Si presenta come un rabbì. Tutti a Nazaret lo conoscono, quel fabbro. Quanti erano andati da lui, dalla bottega di Giuseppe, e avevano ordinato una porta, una finestra, e Gesù ha fatto porte e finestre, aveva piallato con le pialle del tempo, aveva segato, aveva piantato chiodi, aveva fatto delle porte, delle finestre per i clienti, e il fabbro, l'unico fabbro di Nazaret, lavorava nella bottega di suo padre, e improvvisamente si erge a rabbì, a maestro, e quando lo sentono parlare tutti restano trasecolati e dicono: ma non è costui il figlio di Giuseppe, il fabbro? Non è costui il figlio da Samaruzza, cioè di Maria? E i suoi parenti, tutta la sua famiglia non è davanti a noi? Giacomo, Giuseppe, le sue sorelle, cioè le sue sorelle, cioè le sue cugine, tutto il parentato, non lo conosciamo tutte. Gentuccia così, come, dove gli viene questa sapienza? E questi miracoli che fa? Ecco, Gesù si presenta a Nazaret e chiede il libro. Il capo della sinagoga, questo fabbro, chiede il libro. Vabbè, gli viene dato il rotolo del trito Isaia, proprio questo rotolo, trito Isaia. Isaia e il proto Isaia, fino a 40, il teuto Isaia, super giuro, grosso modo, dal 40 al 7 di Iave, 55, 60, mettiamo, poi il trito Isaia, gli ultimi capitoli, gli viene dato il trito Isaia, bellissimo, un grande profeta, che si ispira al profeta del proprio Isaia, discepolo dello stesso profeta, e apre e legge appunto il capitolo 61. Lo legge certamente come è scritto, invece San Luca l'abbrevia. Però certamente Gesù legge il testo isaiano, ma noi esaminiamo il testo lucano. Gesù chiude il libro e poi guarda tutti, e dice: questa scrittura oggi si è adempiuta in me. Tutto il resto è a bocca aperta, come? Questa scrittura. Colui di cui ha parlato il profeta Isaia, e questo è il mio programma. E inaugura così la sua missione a Nazaret, dove era stato allevato. Vedremo come i nazaretani, dopo il primo entusiasmo, non riconoscono più Gesù e cercano di precipitarlo, di ammazzarlo, ma Gesù evade dalle loro mani. Ma comunque, se in primo tempo restano così trasecolati di fronte alla sapienza di Gesù. E Gesù
così annuncia il suo programma che noi adesso esaminiamo. Luca 4, dal 18 in poi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. E buttato il rotolo del profeta Isaia, apertolo, trovò il passo dove sta scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato. Ecco, Gesù dice che la sua venuta qua giù nel mondo ha una motivazione, ed è quella che segue: per questo Dio mi ha scelto, mi ha mandato, mi ha consacrato. E allora qual è l'oggetto, il motivo, il programma per cui Dio Padre manda il suo figlio, lo unge di Spirito Santo e gli dà questo mandato? Qual è il programma nella mente del Padre e nella volontà di Cristo? Mi ha mandato per annunciare ai poveri il dietro messaggio. Gesù mette avanti questa, diciamo, evangelizzazione. Non è l'evangelizzazione che intendiamo noi, è l'annuncio della salvezza, il dietro messaggio, la dietro novella. Dio è venuto a salvare il suo popolo, Dio è sceso in mezzo agli uomini, Dio è l'Emanuele, Dio con noi. Gioite, perché le tenebre si sono diradate, il popolo che era nell'ombra della morte ha visto una grande luce, il bastone della cugina è spezzato, la guerra è finita, ogni vestito macchiato di sangue viene bruciato e si gioisce perché un bambino è nato in mezzo a noi e sulle sue spalle il dominio e la sovranità. Lui è l'Emanuele, Dio con noi, principe della pace. Questo è il grande annuncio. Ecco l'annuncio che Cristo proclama per annunciare questo messaggio ai poveri. Chi sono i poveri? Gli anavim, i poveri del Signore, gli umiliati, i miti, i diseredati, quelli che non contano, questi sono i poveri del Signore. Nelle scritture hanno un posto particolare, sono i privilegiati di Dio. I privilegiati di Dio sono i poveri, quelli che non contano, gli emarginati da parte degli uomini, che si sono macchiati di peccato, di oppressione, di odio verso i propri fratelli. Dio, che misericordioso, tutela i poveri, gli orfani, la vedova. E con gli umili, con gli afflitti, con i contriti di cuore, con quelli che guardano per terra, essi sono i privilegiati di Dio. Ricordate quando
i messaggeri di Giovanni lo mandano a Gesù e Gesù dice, riferite a Giovanni quanto avete visto. I ciechi vedono, i muti parlano, gli zoppi camminano, i morti risuscitano, ma soprattutto ai poveri è annunciata la dieta novella. È la caratteristica di Cristo, il quale ha gli occhi sugli umili, sui poveri. Su chi volgerò il mio sguardo? E gli era stato detto in Isaia e in Sofonia, sugli umili, sui poveri, su quelli che non contano. Chi lascerò di Israele? Soltanto gli umili, i poveri, questo è il resto di Israele. Maria era grande e povera, egli ha guardato l'umiltà della sua serva, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Egli ha detronizzato i superbi, li ha buttato fuori dai loro troni, ha esaltato gli umili. Ecco, con l'umile è il mio cuore, dice il Signore, perché io sono il misericordioso, il cuore mio è con i miseri. Annunciato agli uomini, annunciato ai poveri, agli anevim, che Dio è venuto a salvarli. Date il grande annunzio. Ci sono però i poveri di salute, che sono i prediletti di Dio, gli emarginati, i ciechi. È importante. Per questo Dio mi ha mandato, per dare la vista ai ciechi. Nel testo isaiano abbiamo l'udito ai sordi, l'eloquenza ai muti. Qui basta questo accenno, dare la vista ai ciechi. Chi sono i ciechi? Quelli che non vedono. Ci sono i ciechi che non vedono materialmente, ma ci sono i ciechi che non vedono spiritualmente. La cecità ha un'importanza grande nel Vangelo. Nei gruppi di studio vedremo gli incontri di Gesù con i ciechi, con il cieco nato, con il cieco di Gerico, con il cieco di Betsaida, i diversi comportamenti di Gesù con i ciechi, perché guardare la vista ai ciechi è illuminare, dare la vista, dare la luce, dare la verità, mostrare il volto di Dio a chi non ha mai visto Dio, mostrare il volto del fratello a chi non ha visto mai il volto del fratello. E così poi per proclamare ai prigionieri la liberazione. Quanti prigionieri? I prigionieri di tutte le schiavitù. Schiavitù mentale, errori, ignoranza, schiavitù morali, vizi, passione, schiavitù sociali, ricchi, poveri, gli oppressori e gli oppressi. Ecco, proclamare la liberazione dei prigionieri. E poi ci sono le grandi schiavitù, le schiavitù del peccato, le schiavitù di Satana. Dio libera i prigionieri, Gesù è il liberatore. E poi per rimettere in libertà gli oppressi, quelli che sono oppressi, tutti gli oppressi, tutte le forme di oppressione, non possiamo qui elencarle, perché l'elenco non finirebbe mai. Tutti gli oppressi psicologici, gli oppressi reali, gli oppressi per malattie così personali, gli oppressi per la cattiveria degli uomini, gli oppressi in famiglia, gli oppressi sociali. Dio vuole la libertà, vuole la liberazione di tutti. Per rimettere in libertà i più oppressi e predicare
l'anno di grazia del Signore. È importante questa parola. Qual è l'anno di grazia? L'anno di grazia è il Giubileo. Nell'anno di grazia, che veniva ogni 50 anni, le proprietà ritornavano a quelli che ne possedevano prima. Tutto ritornava come prima. Gli schiavi venivano liberati. Tutto ritornava allo stato di prima. Voglio dire che quando si comprava in vista dell'anno di Giubileo. Un campo valeva tanto quanto poteva essere valutato il suo frutto se mancava al Giubileo 40 anni o se mancava al Giubileo 10 anni. Per cui variava, perché al 50° anno ognuno ritornava nel possesso. Anche gli schiavi venivano liberati. Per cui l'anno di grazia è l'anno della remissione di tutte le colpe. È l'anno di liberazione di tutti i debiti. Per questo Dio ha mandato il suo Figlio. E Gesù si presenta così agli uomini. Presenta così il volto di suo Padre. Filippo, Filippo, non sai chi vede me? Vedi il volto del Padre mio? E se il volto del Padre è il volto del misericordioso, il volto del Figlio è il volto del misericordioso. E adesso seguiamo Gesù nell'attuazione di questo programma. Cosa fa Gesù, medico divino? Innanzitutto comincia a cimentarsi con il grande nemico dell'umanità, con colui che aveva indotto l'uomo alla rovina, ribellandosi a Dio. Va nel deserto e lì si cimenta col diavolo, in una lotta tremenda di 40 giorni, e lo vince. Lo vince. E incomincia la sua missione dopo averlo vinto. Egli incomincia a liberare gli oppressi, a liberare gli indemoniati, i quali lo riconoscono. I primi a riconoscerlo non sono i discepoli, non sono i lotti, non sono gli uomini. I primi a riconoscerlo sono i diavoli. Prima ancora di Pietro. Pietro lo riconosce per rivelazione. Ma prima di Pietro è il diavolo che lo riconosce. Sei venuto a tormentarci, che abbiamo da fare con te, Figlio di Dio Altissimo? E nella sinagoga. Nella sinagoga dove entra uno che 4-4 si ascoltava la predica, ma era indemoniato, perché i veri indemoniati, lo diremo, i veri indemoniati non si fanno conoscere. Quelli che noi chiamiamo indemoniati in genere non sono indemoniati, sono ammalati, possessi anche oppressi, vessati, ma non sono indemoniati. I veri indemoniati non mostrano il volto di Satana, lo nascondono. Ora quest'uomo 4-4 si ascoltava la predica, ma quando è alla presenza di Gesù non sta bene sulla sedia. Che sei venuto a fare? Che sei venuto a tormentarci? Sei venuto a tormentarci? Ti conosco chi sei, il Figlio di Altissimo. Taci ed esci da quell'uomo. Gesù va scovando i diavoli dovunque si trovino, perché li conosce. Va dovunque ci sono diavoli per liberare. E quando si incontra con legione, un diavolo di
2000 potenze, perché i diavoli sono così potenze singolari e potenze multiple nel medesimo tempo, tanto che usano ora il singolare ora il plurale, come possiamo scorgere nella lettura di questo brano, quando Legione vede Gesù si butta ai suoi piedi, si butta ai suoi piedi e lo riconosce, ah, per amore di Dio, no, invoca Dio, abbi pietà di noi, non ci scacciare. Ma Gesù dice, esci, esci da quell'uomo, come ti chiami, Legione, perché siamo morti, esci. A me mandaci dei porci, andate pure nei porci, ma dovete uscire. E così 2000 porci si scaraventano nel mare, quale rovina, quale rovina. Dovunque avete diavoli, e Gesù sapeva dove si trovavano, Gesù li aborda e li faccia, vince il grande nemico. Trovi i diavoli presso i farisei, e sì che c'è il diavolo. Tant'è vero che dice ai farisei, voi avete per padre il diavolo, siete figli del diavolo, perché siete nella menzogna e nell'odio, mi volete uccidere. Lui è padre della menzogna e il mio omicidio fin dall'inizio, voi avete per padre il diavolo. Comunque vince il diavolo. E poi ha misericordia di tutti. Abbiamo visto ieri come la folla si assiepa attorno a lui e gli si lascia toccare. I diavoli scappano, gridando, perché non possono sopportare la sua presenza, ma gli oppressi, i ciechi, gli storpi, i muti, i sordi, i bambini, tutti gli ammalati sono attorno a lui. Lui stabilisce il contatto fisico col corpo, perché lui è corpo, corpo del figlio di Dio, e i suoi fratelli sono corpo, carne della sua carne, e la carne santa di Dio a contatto con la carne malata trasmette la sanità, una potenza arcana esce da lui e guariva tutti, dice Luca. Lo vediamo alla ricerca dei lebrosi, egli già tradisce la legge, lascia che i lebrosi si accostino a lui, tocca anche i lebrosi trasgredendo la legge, e rimonda, rimonda. Poi si avvicina ai ciechi e apre loro gli occhi, si avvicina ai muti, che in genere hanno il diavolo, diavolo muto, dice uno, o diavolo sordo e muto, esce da quell'uomo, e all'istante quel muto e sordo riacquista, così la loquela riacquista l'udito, guarisce tutte le malattie, le malattie singole di tante persone e le malattie di tutta la gente, per cui abbiamo nel Vangelo guarigioni collettive e guarigioni individuali. Le guarigioni narrate nei Vangeli sono tante, io le ho numerate qui nel mio libro e noi le assimileremo nei gruppi di studio, però dobbiamo trovare alcune caratteristiche proprie nelle guarigioni operate da Cristo. Gesù guarisce tutto l'uomo, guarisce l'uomo dall'errore, predicando la verità, lo libera dall'errore.
guarisce l'uomo dalla seconda grande tenebra, il peccato. Perdona la Maddalena, perdona l'adultera, perdona Zaccheo. E nella parabola del fariseo e del pubblicano dice che il fariseo tornò a casa sua pieno di peccati, mentre il pubblicano tornò guarito e assolto dal suo peccato. Davanti al paralitico dice: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Dicono: ma chi è costui che rimette anche i peccati? Affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha anche il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, alzati e cammina. Il paralitico si alza e cammina. Per cui guarisce nel corpo e guarisce nello spirito. Guarisce dalla paura, guarisce Nicodemo, malattia psicologica. Guarisce anche Giuseppe d'Arimatea, non è detto, è accennato, è un discepolo nascosto, ma quando è guarito dal Signore, proprio alla morte del Signore, egli audacter, con grande audacia, egli che era un discepolo nascosto, si presenta a Pilato e chiede il corpo di Gesù, è guarito. Guarisce Pietro dalla paura, guarisce dall'angoscia, i discepoli di Emmaus, guarisce dall'angoscia mortale la povera adultera che ai suoi piedi: nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno, va, non peccare più. Per cui le guarigioni di Gesù toccano tutto l'uomo, toccano tutti gli uomini, guarigioni collettive, guarigioni individuali, guarigione di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine psicosomatico, di ordine morale, di ordine spirituale. Gesù guarisce tutte le malattie. E lo vedi il detto nel Salmo 103, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, tutte le tue malattie. Ti solleva dalla fossa e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Gesù è venuto a portare la salute all'uomo, all'uomo che è spirito, all'uomo che è anima, all'uomo che è il corpo. Gesù si interessa soprattutto del corpo dell'uomo, che è la parte, diciamo, più vulnerabile, ma attraverso la guarigione del corpo raggiunge l'anima, raggiunge lo spirito. Ma Gesù si interessa del corpo dell'uomo. Per questo istituirà il sacramento dell'Eucaristia e si lascerà corporalmente presente in mezzo a noi, ci dà a mangiare il suo corpo, ci dà a bere il suo sangue per darci la vita dell'anima e la vita del corpo. Ci risusciterà nell'ultimo giorno perché vuole salvare il nostro corpo. Dio è innamorato del corpo dell'uomo, e il suo corpo, ne ha fatto il suo corpo, il corpo nostro, il corpo di Dio. Per cui Gesù vuole salvare il corpo dell'uomo come vuole salvare l'anima dell'uomo, lo spirito dell'uomo. Ma andiamo ad alcune costanti. I modi di guarire di Gesù sono diversi. Questo per dire che non è legato a un metodo, come i nostri medici usano medicina, hanno un metodo di cura, ma se sono obbligati a questo metodo di cura, se non usano questo metodo, può darsi che il malato non guarisce. Invece Gesù usa tutti i modi. Un modo usuale è imporre le mani. Qualche volta si lascia toccare, vuole cioè il contatto fisico, stabilire il contatto, corpo a corpo, perché una potenza arcana esce dal suo corpo. Poi
può guarire anche a distanza con la parola. Alla Canania che gridava, grande la tua fede, va, tua figlia è liberata del demonio, a distanza. Oppure guarisce di presenza però con la parola. Che vuoi, Signore, che io veda? Vedici. E all'istante gli occhi si aprirono. Anche molto usa dei mezzi, come Bethsaida, oppure come al cieco di Gerico. Impasta terra, unge gli occhi, spalma. Era un metodo che dobbiamo dire non era usato. Era usato perché Gesù usava i mezzi dell'ora. L'imposizione delle mani era l'uso comune. Così, imbrattare gli occhi e le orecchie con la saliva e con la terra era il metodo usato. Però qui avveniva la guarigione. Gesù non disdegna i mezzi umani, i modi umani. E questo è anche valido per i medici, i quali devono usare i metodi umani. La grazia di Dio attraverserà i metodi umani, i mezzi umani, e si avvererà quello che dice la scrittura: ogni guarigione scende dall'Altissimo, sia che passi attraverso le mani del medico, sia che non passi attraverso le mani del medico, ma ogni guarigione scende dall'Altissimo. Perciò tante volte ecco il Signore usa i mezzi umani, il modo di agire degli uomini. Per cui Gesù non è legato a nessun metodo. Egli così dimostra la sua sovranità, sovranità assoluta. Può usare qualunque metodo. Guarisce a distanza, guarisce da vicino, guarisce toccando, guarisce lasciandosi toccare. Guarisce in tutte le maniere. Però c'è una costante. La costante è questa: che le guarigioni sono rotonde, cioè piene. Gesù non dà un acconto di guarigione, cioè un acconto di guarigione, no. Guarisce e guarisce totalmente. Vedici, si mondata, parla, si liberata. Soltanto in un caso abbiamo una guarigione a stadi, a Bethsaida. Quando, però è di grande insegnamento questo per noi nel nostro ministero di guarigione, lo esamineremo. Spalma gli occhi con la terra e la saliva.